Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Xtreme Conflict. Siamo di nuovo su Urano e io ho commerciato un pochettino, non tantissimo in realtà perché sono passate delle navi cargo e hanno rubato tutto il commercio che c'era da fare. Ho venduto un po' di celle di energia, un po' di acqua e poi fine. Quindi adesso mi darò all'esplorazione nuovamente. Vorrei andare a vedere Urano 2 e Urano 3 per vedere che cosa trovo all'interno, ma credo che vi farò un riassuntino per vedere che cosa ho trovato e ci vediamo tra un po', nel senso che dubito che ci sia qualcosa di particolarmente esaltante in Urano 2 o Urano 3. E quindi vorrei evitare di annoiarmi. Ci vediamo tra poco. Io farò un pochettino di giretti. Ciurma in questi casi che uno si deprime per non avere una nave grossa, perché guardate qui su Urano 2 la produzione di ghiaccio lo vende a 78 e l'impianto di filtraggio dell'acqua lo compra a 123. Però noi abbiamo una nave che più di larghi gli oggetti non li prende e quindi XL che è ghiaccio non possiamo, il ghiaccio che è XL non possiamo caricarlo e quindi mi sto limitando a commerciare acqua che fa molti molti meno soldi perché c'è una differenza tipo di 8 crediti da dove la compro o dove la vendo. Questa è la vita. Cresceremo, diventeremo potenti, avremo anche noi il nostro cargo grande. Ma è apparso uno specchietto retrovisore là in alto a destra, non so da cosa sia dovuto. O devo aver premuto qualcosa per sbaglio. Boh, non ci sono altre spiegazioni. Per ora lo tengo, poi vedrò che cosa è e se per caso si può togliere o meno. Ah sì, si potrà togliere. Non so cosa ho premuto perché non dovrebbe esserci niente qua nel cloche che lo attivi, però boh. Nel frattempo mi sono spostato su Nettuno per vedere i vari eventuali posti che non ho esplorato. Non so se qui ci sono degli altri portali non visualizzati, ma dubito a questo punto. Perché è ben esplorato, mi sa che l'abbiamo esplorato bene questo. Mi sposterò verso Plutone. Un nuovo sistema scoperto, fascia di Kuiper. E in pratica si trova a nord di Plutone. Ma sembra abbastanza piccino. Molti asteroidi, potrebbe essere comodo questo per scavare in futuro quando andremo a caccia di asteroidi, ma niente di particolare sembra perché boh, c'è questa stazione e due o miniere o ghiaccio, cioè miniere di ghiaccio, non so come definirle. No, sono tutte e due miniere standard. E questa invece cos'è? Ma non voglio quello, voglio vedere che cos'è questa. È una stazione di che tipo? Spazioporto, boh. Base orbitale di pattugliamento, quindi è un edificio militare. Non ci saranno grandi cose. Sì, a parte i potenziamenti non vende niente di particolarmente esaltante. Sarebbe interessante lo scudo da 25 MJ, ma costa tantissimo. Vediamo invece qua. Ci sono delle missioni, però non posso andare a prendere se sono così distante. Vorrei provare un attimo a vedere che cosa ci dicono queste missioni. No, non volevo quello. Non è questo. Voglio solo fare la comunicazione, vedere un attimo questo ragazzo cosa ha bisogno.
Allora, devo consegnare 5.000 cellule di energia, non ce la farò mai, no? Come dicevo lo scorso video, le missioni inizialmente sono praticamente impossibili da portare a termine, perché sono davvero davvero complicate la maggior parte, per esempio quella è ad ora infattibile per noi. Mi sa che esplorerò un pochettino. Boost extension. No, ragazzi, mi sa che mi conviene andare a dormire, eh? Sono un po' stanco stasera, volevo registrare un pochettino, ma credo che continuerò l'episodio un pochettino più riposato, eh. Chissà tra l'altro dove ho salvato l'ultima parte, perché potrebbe essere che... Allora, 21 e 50, che poi non è l'orario vero, perché sono le... Attualmente mezzanotte e 18. Oddio, tantissimo tempo fa. Eppure me l'avevano insegnato quando ero piccolo. Ricordati che devi salvare sempre. Se ne riparlerà domani. Buonanotte, ciurma. Ci vediamo domattina. Buongiorno, ciurma. Mi rimetto all'opera. Farmerò di nuovo tutto quello che ho fatto ieri sera dopo... cioè prima del... prima del pasticcio in cui mi sono addormentato. Tra l'altro rivederlo è splendido. Cioè rivedersi in video che ci si addormenta è una cosa favolosa. E niente, ritornerò a quel punto dove ci eravamo lasciati. Ciao! Ragazzi, ho trovato una missione che potremmo effettivamente fare. Si tratta di recuperare una nave che è stata abbandonata ed è parzialmente rovinata e riportarla qui nella fascia di Kuiper dove mi trovavo al momento. Non pagano tantissimi 884 crediti, ma è una delle poche missioni che possiamo fare al momento. Quindi io l'accetto e vi farò vedere il tipo di missione. È una missione... solitamente molto semplice ma lunga. Nel senso che noi dovremo prendere questa. Innanzitutto recarci dove si trova l'astronave. Punto primo. Punto secondo, dobbiamo riparargliela e riportarla indietro. Forse ripararla non è indispensabile, però se non è riparata va molto 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 lenta in generale perché ha appunto i dispositivi danneggiati per lo spostamento. E quindi potrebbe non bastare il tempo per portarla dove necessario. Ah, è laggiù in fondo, tra l'altro, l'astronave. Ci vediamo quando sono là. Quando sono arrivato vicino. Ok, eccoci arrivati. Siamo qui a 240 metri e adesso andremo a uscire dalla nostra nave. Tra l'altro è la prima volta, credo, che usciamo dalla nave. Allora... questa parte la farò, credo, da tastiera perché con l'altro è un pochettino più difficile. No, sto andando indietro, scemo che sono.
Ok, acceleriamo un po', siamo nella tuta spaziale adesso. Ok, cerchiamo di non andare a schiantarci contro. Non è messa malissimo, tra l'altro, come astronave. E non dovrebbe avere tanto scafo da riparare. Allora, accelera un pochettino, rallenta un pochettino. Dobbiamo essere sotto i 30 metri, se non ricordo male, per quanto riguarda il reclamare nave. Esatto, reclama. Adesso ci è stata assegnata e nell'elenco delle proprietà troveremo anche questa nave. Ma come vi dicevo prima, preferisco ripararla prima di andare in là. E ripararla semplicemente consiste nel tenere premuto il tasto destro, che è nella tuta spaziale è il tasto, cioè l'arma secondaria è quella che ripara l'astronave, e fin tanto che non si scarica il raggio. Quando si scarica poi si continua e fa così tipo flash intermittenti. Ma credo tra l'altro che sia anche riparata. Una cosa molto utile per verificare questo tipo di situazione è abilitare nelle impostazioni di gioco scudo scafo in numeri. Perché adesso qua il rapier ci indica 100%, quindi siamo perfetti, sappiamo che è perfettamente riparata. Allora adesso, visto che è riparata, tornerei un attimo. Oddio, dov'è? Il mio Elite. E mi indirizzerei verso quella nave, la mia nave, per rientrare e per mandare l'altra nave. Dove è richiesta? Dal tizio che ci ha affidato la missione. Al volo, wow, spettacolo! Quindi adesso andiamo su mie proprietà, il mio Reaper, che in realtà non è così. Ordine, aspetta, no, no, un attimo, dove missione devo consegnarlo a base orbitale di pattugliamento alla fascia di Kuiper. Ok, mie proprietà, ordini, naviga, attracca a fascia di Kuiper, base orbitale di pattugliamento. Ottimo, e lei è partita. Mi metterò probabilmente a seguirla anche perché devo continuare a esplorare la fascia di Kuiper che non avevo ancora finito di esplorare. E quindi farò che andare anch'io ad attraccarla. E mentre mi godo il viaggio, colazione. Aspetta, togliamo le ATS. Cedi il controllo del tuo rapier? Sì. Praticamente, tecnicamente noi potremmo fregarlo e tenerci la nave, ma perderemmo un sacco di relazioni. E quindi non conviene, perché poi dopo potrebbero attaccarci e tutto. E il problema di queste missioni è che capita la perdita di relazioni e il fatto che le navi ti possano iniziare ad attaccare, quelle di quella razza, anche quando non fai in tempo a farla arrivare. Nel senso, tu accetti la missione, vai là, prendi la proprietà di quella nave, la fai tornare indietro, ma non arriva alla stazione orbitale entro il tempo limite della missione. Loro contano come se te la fossi tenuta la nave e quindi si incavolano a bestie. E quello può essere davvero problematico. Mi è capitato una volta, infatti bisogna sempre tenere d'occhio il tempo che si ha a disposizione per completare la missione. In questo caso c'era più di un'ora e mezza, quindi sapevo che non c'erano problemi, diciamo, per riconsegnare la nave in tempo, visto che comunque si trovava semplicemente a un settore di distanza. Qui dovrebbe arrivarci, ecco, il messaggio in cui dice: grazie, il controllo della nave è stato girato su di noi e hai guadagnato 884 crediti, che non sono un granché, ma adesso che non abbiamo praticamente nessun tipo di soldi, possono essere un buon inizio. Già che siamo qua, vediamo se per caso c'è qualcosa di interessante, ma dubito effettivamente. Questo ce l'abbiamo, il duplex scanner ce l'abbiamo, il potenziamento dell'acceleratore, dell'accelerazione ce l'abbiamo. Questi non ci servono ora.
Potremmo effettivamente magari pensare a un potenziamento del motore, ma costano abbastanza. È vero che questo ci velocizzerebbe parecchio gli spostamenti. Però 1800 l'uno vuol dire che finiamo subito i crediti. Se ne prendessimo uno, giusto, a 1800, credo che non è che ci cambi molto la situazione. Proviamo, prima andavamo a 121, compriamone uno, dai. Ci può stare, abbiamo pagato un sacco di soldi, però vediamo un attimo adesso come va la massima velocità. 128, dai, 7 metri al secondo. È già un discreto inizio. C'è una missione là che possono offrirci? Vediamo. Sì, però devo avvicinarmici perché altrimenti non posso fare la comunicazione. Vediamo subito, magari c'è qualcosa di interessante prima di doverci lanciare su altro. Ah, ce n'è due, allora, questa qua dubito che possa essere interessante. No, infatti, consegna 2733 celle di energia. Dovrebbe essere facile, ma noi non abbiamo lo spazio per poterla fare. E parliamo con degli Giovi. Allora, vediamo un attimo. Ottimo, queste missioni sono molto molto comode. Vabbè, a parte questa che è un po' difficile perché ha solo 16 minuti, come potete vedere qua in basso. Solo 16 minuti è un po' difficile che si possa fare. Ma in generale queste qua di trasporto passeggeri pagano abbastanza in crediti. Per esempio questa qua 5813, giusto per portarle in un'altra direzione. L'unico discorso è che noi di base abbiamo una astronave che non ha l'abilitazione per il trasporto passeggeri, perché c'è un modulo apposta che si chiama modulo passeggeri, che va inserito nella nave per poterla sfruttare per il trasporto dei passeggeri. E quindi, visto che noi non ce l'abbiamo, come mi pare di aver esplorato tutto adesso, visto che non ce l'abbiamo, non possiamo farla quelle missioni. E quindi è un po' una fregatura. Io non so esattamente da quanto stiamo registrando, ma credo che per questo video possa essere abbastanza. Ho raccontato un sacco di cose, ho fatto magari non tantissimo, c'è stata anche un'esplosione di mezzo. E niente, credo che continuerò un po' di esplorazione, magari commercio, vediamo un po', off camera e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!